Senti, prima evocavi di una conversazione molto movimentata con Gassman, veramente molto movimentata. Perché la chiave era questa: Gassman ripudiava la televisione, essendo attore di cinema, un attore di teatro ripudiava la televisione. Io rappresentavo la televisione, quindi lui veniva a delle vittorie per distruggere ogni elemento ornamentale, anche caratteriale, insomma, della televisione, e io ero la sua vittima, lui il carnefice e io la sua vittima, vedete? E poi dopo ci racconti le piccole conseguenze di questa ospitata, come si dice. Io sono anche molto bravo devo dire, in certi giochetti che richiedono una spalla agente, vero? Quindi per il momento ti promuovo da oggetto a partner o vittima, se preferisci. C'è il giochetto, per esempio, quello delle mani, tu conosci questa edizione qui, no? Quella lì che è infantile. Io ne conosco una invece con una forma un pochino più virile, più coraggiosa, in cui no, con una mano sola, e chi colpisce parte da qui, ed è un gioco che esercita e che richiede il riflesso. Questo anche ti puoi esercitare, eccetera. Questo il ragazzo ha una forma perniciosa di artrosi totale. Questo l'ho accennato anche un momento di silenzio, faccio sgombrare l'aula. Questo l'ho accennato una volta con Corrado, il quale era molto più flessibile, davvero. La conseguenza, dopo questo esercizio, la sera vado a casa e incomincia un dolorino qua, dietro la schiena, sarà una sciocchezza. Dolorino aumenta, chiamo l'ambulanza, colica renale. Sono stato ricoverato alla Mater Dei a Roma, Enrico Simonetti, che dirigeva l'orchestra, era pronto a sostituirmi. Poi sono stato curato velocemente con la flebo e sono tornato. Ma mi ha fatto male veramente, perché questa roba, Enrico, non la provavamo, perché il bello era questo, io ero l'oggetto, la televisione da distruggere e lui la distruggeva. E a un certo momento mi disse: porterò mia mamma. Dico: ma tua mamma quanti anni ha? 84 anni. Ma per fare che cosa? La faccio recitare. Perché la mamma aveva voluto che il figlio Vittorio facesse l'attore, perché il padre era un ingegnere. Vittorio è nato a Genova, infatti, ed è di origine tedesca il padre, Gassman. E la mamma aveva delle velleità artistiche, qui la presentò a quell'età lì, e mia madre, quando arrivò, poveraccia: mamma, recita Il canto del conte Ugolino. E lei, poveraccia, la bocca, no mamma, così, più forte, la bocca, poverina, la distrusse anche la mamma. E Vittorio è stato un personaggio enorme, ragazzi, i soliti ignori, ma quello che ha fatto i vostri. Vittorio Gassman è un monumento, dice, ma oggi non ci sono più, purtroppo non ci sono più. Tipo, volevo chiederti una cosa, prego.